Jonathan Chase. Ricco, giovane, bello. Un uomo dal futuro brillante. Un uomo dal passato oscuro. Dai più profondi recessi dell'Africa alle più alte vette del Tibet. Erede dell'ascito di suo padre e dei più oscuri misteri della terra. Figlio mio, devi avere fiducia e credere. Questa non è la fine, questo è l'inizio. Jonathan Chase, padrone dei segreti che separano l'uomo dall'animale e l'animale dall'uomo. Manimal. Partiti! Il numero 8 ha preso la corda, ma Nigro lo supera e si porta in testa. La corsa sta offrendo fino alla partenza le emozioni che aveva promesso. Siamo alla grande curva, le posizioni sono immutate. Nigro, Dollar e Fender si contendono la testa della corsa. Ma ecco che Nigro forza l'andatura e pare che gli inseguitori non riescano a tenere il suo passo. Dollar si produce in uno spunto incredibile. Nello spazio di 50 metri ha recuperato lo svantaggio ed ora affianca Nigro. È una lotta appassionante. I due cavalli, incitati dai fantini, procedono ad altissima velocità, fianco a fianco. Nigro resiste mentre Dollar viene risucchiato dal gruppo. E alla corda appare Fender che si avvicina a Nigro. Ma pare che non ci sia nulla da fare ormai. Nigro taglia per primo il traguardo. La quarta corsa di oggi, dotata di $10,000, è stata vinta da Nigro, numero 5. Papa Slay, Culebro Bay, nessun segno facciale. Tatuaggio di identificazione 8122587. 8122587. Identificazione effettuata. Un attimo, casco d'oro, Jessie Scout, Dusty Day e Talento. Questo è un cavallo. Dusty Day, lo danno 6-1. Se punto tutti i miei soldi su questo cavallo, mi faccio lo stereo nuovo. E forse ci sta anche una cuffia. Ehi, hey, è lui! Dusty Day! Ah, sono magnifici questi puro sangue. Così pieni di forza, così fieri e competitivi. Ecco, senti un po', Jesse. Dal momento che tu hai una specie di filo diretto con lui, perché non gli chiedi se hai intenzione di vincere? Oh, vuoi notizie di prima mano, eh? Non mi piace che si tocchi il mio cavallo. Ah, mi scusi. Lo stavo soltanto ammirando. È un bellissimo animale, lo sa? Grazie. Ora, se vuole scusarci. Lui cerca di dare il massimo appena partito. Devi tenerlo indietro. Non devi lasciarlo andare finché non arriva ai tre quarti di miglio. Mi perdoni, ma io non credo che sia una buona idea trattenerlo oggi, perché mi pare piuttosto caro. Se non le dispiace, ho cresciuto questo cavallo da quando è nato. E so bene come farlo correre. Ah sì, naturalmente. Bene, buona fortuna. Signore e signori, posso attirare la vostra attenzione verso il cielo, a 1000 metri al di sopra della tribuna, dove alcuni membri del circolo locale di paracadutismo si esibiranno sopra le nostre teste in un numero di volo acrobatico. È quasi ora. Va bene, salta! Ora i paracadutisti si sono lanciati dall'aereo e scendono in caduta libera a più di 190 km orari. Queste esibizioni richiedono un'alta concentrazione e precisione. Come ora, per esempio, mentre si stringono le mani. Facciamogli un bel applauso! E dopo questa elettrizzante operazione, il primo paracadutista ha aperto il suo paracadute. Ma attenzione!
Qualcosa non va! Missy, guardate quel paracadute! Non si apre! Facciamo lo scalo. Speriamo che ti finisca. Il secondo paracadutista ha aperto il suo paracadute e va tutto bene. Però il nostro primo paracadutista è ancora nei guai. Santo cielo, ha perso completamente il suo paracadute. Come sapete, signore e signori, egli ha un paracadute di emergenza, però non l'ha ancora usato e sta precipitando senza controllo. Sembra che non sia più in grado di controllare la caduta. Se non succede un miracolo, purtroppo, non ha più nessuna speranza di salvezza. Precipita fatalmente verso terra senza essere riuscito ad aprire il paracadute di emergenza. Ma ecco che arriva un uccello là in alto. Si avvicina al paracadutista che continua a precipitare. Ma l'uccello si accosta e afferra la maniglia. Non riesco a crederci. Si è aperto il paracadute di emergenza, signore e signori. Che magnifica scena abbiamo visto. Un parà salvato da un falco. Immaginate, signori, era stato tutto previsto. Un falco addestrato ad aprire un paracadute. Questa giornata sportiva ti ha già offerto delle emozioni per merito dei cavalli. Ma certamente è il caso di dire che l'emozione maggiore ci è piovuta dal cielo. E visto che siamo in un ippodromo... Guarda, ho beccato il pesce più grosso in persona. Nobile dei tanti costieri. Ma non è una cosa da buttare. Fare una telefonata dalla propria macchina dopo che l'ippodromo ha chiuso tutti i telefoni. Lasciami perdere. Ehi, Trout, vuoi puntare? Vai al botteghino come ho fatto io, amico. Sto cercando di puntare una grossa cifra su un cavallo nella prossima corsa. Nella prossima? Nella quarta, vero? Ah, Marta, ascolta, devo puntare $20,000 su Papa's Letter. Papa? Qualcun altro ha già scommesso da te? No, non adesso, perché ora ho da fare, sì. Ehi, punterai solo tu su quello. Quel brocco ha 3 anni e mezzo e finirà la corsa quando compirai 4. Nessuno rischia tutti questi soldi su un cavallo dato 65-1, a meno che non sappia qualcosa che tu ed io non sappiamo. Su, avanti! Senti, Trout, allora, punta $100 anche per me, su Papa's Letter. Senti, se vuoi puntare, vattene al botteghino. Ehi, Trout, ma che fai? Non puoi mollarmi così, sono un amico. Trout! Io non capisco che cosa sia successo, non ero mai svenuto prima. Può essere una reazione normale quando il paracadute non funziona. Il paracadute era a posto. L'ho piegato io stesso, come per altre migliaia di lanci. E non pensa che magari qualcuno possa averlo manomesso dopo? Senta, io non so che cosa pensare. So solo che è un miracolo se sono vivo. E ora, signore e signori, passiamo a presentarvi l'avvenimento ippico dell'anno. La Ridge Crest Stakes. Ci sono in palio $300,000. È la corsa più dotata della regione. Ho avuto la soffiata del secolo. Ho puntato tutti i soldi su un altro cavallo e ora i botteghini sono chiusi. Ma dove sei stato? No, scusami tanto, Tai. Ho avuto un po' da fare. È il più senso e il più elegante pubblico di tutto lo Stato. Si potrebbe quasi supporre che il vero spettacolo lo offra il pubblico e che i puro sangue di 5 contee siano corsi a vederlo. La Ridge Crest Stakes è alla sua 20ª edizione ed annovera nel suo albodoro i più prestigiosi cavalli della nostra epoca. Fra tutti... Sì, i cavalli sono da quella parte. Grazie, lo so, ma la quando non era ancora giunto al culmine della sua carriera. I cavalli sono nelle gabbie agli ordini dello starter. Partiti! Perfetta, una partenza perfetta! Forza, i cavalli si distanziano e Giusto si prende un leggero vantaggio. Ma gli altri si fanno sotto. Guarda, Jesse, è un portento! Dusty Day, vai, vai! Dai, lascialo! Sono in testa Dusty Day e Moreno, seguiti da Hillary e Chip Chip. La corsa ha un ritmo molto sostenuto. Forza maggiore di quello della corsa precedente. Corri, bello, corri! Ed ecco la prima curva, affrontata da Dusty Day, seguito da Papa Sled. Avanti, non mollare! Cerca di rientrare al largo, profondendo energie che potrebbero rivelarsi preziose nel finale. Vai, non mollare! Dusty Day prende decisamente la testa. Signore e signori, siamo forse al punto culminante della corsa. Dusty Day ha preso più di una lunghezza di vantaggio sui suoi inseguitori. Ma improvvisamente esce dal gruppo Papa Sled, che si avvicina impetuosamente al battistrada. I fantini incitano i cavalli di disperatamente. Corri, bastardo, corri! Mentre il vantaggio di Dusty Day si è annullato. E Papa Sled vince davanti a Dusty Day. Una gara entusiasmante, signore e signori. E dal gruppo dei più famosi è uscito un outsider che pochi avevano notato. Tanto che il totalizzatore lo offriva ad una cifra altissima.
Signore e signori, avevo ragione di dire che questa è la giocata delle emozioni. Era quello da giocare. Chi non ha vinto non potrà certo dire di non essere 65 a 1. Mi sento male. Hai fatto veramente una bellissima gara, ragazza mia. Che cosa credi di fare? Voglio vedere quel cavallo. Perché? Non sei contenta? Non l'hai visto abbastanza, Papa Slade, per oggi? Quello non era Papa Slade, era Splendid Dancer. Katie, senti, lo so che è stata dura per te, ma Splendid Dancer è morto. No, non lo sì, è. Sì, e non lo sarebbe se avessi pagato il riscatto. Non ho 10 milioni di dollari. Mi ero offerto di prestarteli. Sarebbe stato davvero un prestito. Ho appena lasciato il vecchio Trout, verde di bile. 100.000 su Papa Slade all'ultimo istante, divisi tra tutti i bookmaker della città. Io credo che sia tu il rapitore. Katie! Avvicinati a questo cavallo e vedrai come saprò farti correre. Di passare! Tieni un po'. No! Lì dentro hanno il mio Calma. Cavallo! Hanno il mio cavallo! Aiutatemi! Dovrebbero rinchiuderti! Portarti via di che qui! Che succede qui? Voglio che controlli l'identità di Papa Slade. Le identità vengono controllate attentamente prima della gara, signorina, non dopo. Ma non è Papa Slade, è Splendid Dancer. L'ho addestrato io, conosco il suo modo di correre, conosco ogni movimento muscolare. Anche mentre lei lo frustava, ha dovuto trattenerlo perché non si notasse, signorina, ma non se n'è accorto. Noi tutti abbiamo sofferto quando un grande cavallo come Splendid Dancer è stato rapito. Ma queste sue accuse... Splendid Dancer aveva una stella sulla fronte. Papa Slade non ce l'ha. E se ne avessero alterato l'aspetto con dei cosmetici? No, l'ho esaminato molto attentamente prima della gara. Perché non controlla il tatuaggio sul labbro? Quello non possono alterarlo. Per favore, apra il box. Papa Slade. Nessun segno di alterazione. Ma era lui, lo so che era lui. Devono averli scambiati da qualche parte tra qui e la pista. Senti, calma, signorina. Andrà tutto bene. La prego, venga con me ora. Ecco. Tenga. Grazie per avermi aiutato. No, non c'è di che. Io sono Jonathan Chase e questo è il mio... Stai zio, signora. Era suo Splendid Dancer, quello che ha vinto il derby e che hanno rapito l'anno scorso. Coraggio, va tutto bene. Un rimorchio di McGann è andato via. Sì, credo che sia ora di andare a vedere chi c'era a bordo, non le pare? Sì. La mia macchina è parcheggiata qui fuori. Dai. Ehi. Ehi. Aspetta. Se lei ha ragione, ha corso un altro cavallo, che quindi verrà squalificato. E allora io ho i biglietti vincenti. No, aspetta un attimo. Prendi questo, ci vediamo in città. Ho i biglietti vincenti. Signore, mi scusi, è un'emergenza. Dove sono? Ah sì, eccoli. Sì, 65 a 1. Eccoli là. Senta, sono in grado di riconoscerla. Sì, è probabile. Quando ci avviciniamo, faccia in modo di voltare la testa verso di me. La sua gomma posteriore destra è lacerata, può scoppiare da un momento all'altro, è meglio che si fermi. Grazie. Non fermarti, è una trappola.
Dai, avanti, su, muoviti. E toglimi le tue zampacce di dosso, hai capito? Bene, bene, bene. Pare che loro signori non saranno più in grado di imbrogliare i diplomatici dell'ONU, eh? Né di sfruttare delle altre ragazze. Yuhu, signor poliziotto! Venga qui e questa ragazza le farà vedere un posto più interessante su cui posare le sue impronte digitali. Che linguaggio! Non ti rendi conto che forse stai spezzando il cuore della tua povera mamma? Ma perché con i poliziotti si dice che il terreno scotta? A me sembrano dei pesci lesi! Sergente Murdoch! Cosa? Avanti, andiamo. Oh, voglio il mio avvocato, lasciatemi andare, vi farò causa, brutti bastardi! Bello rivedervi tutti quanti. Credevo che l'irruzione non avrebbe più avuto luogo. Ha ingannato anche me, una grande interpretazione. Sei stata grande, credo che dovresti vestirti sempre così. Ah, sì, eh? Sì. Ah, come hai potuto? In pieno su un callo. Sarà colpa delle scarpe. No, no, niente affatto. È un vecchio callo che risale a quando facevo le ronde. Mi scusi, tenente, ma quando si fa gli infiltrati è difficile smettere la commedia. Già, già. Non fa niente, avete rischiato ma siete caduti in piedi. Ottimo lavoro. Grazie. Ah, e tanto per chiarire una cosa, ho sempre tenuto i piedi per terra. Beh, spiegami come hai fatto. Equilibrio. È difficile mettere insieme un puzzle quando non si hanno tutti i pezzi. Ma chi lo dice? Splendid Dancer rapito dopo aver vinto il derby. Jesse, Jesse, soldi, 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 soldi. Ne ho trovato un altro. Ma come fate a resistere? Fa un caldo qui dentro. Brooke, Brooke, no, no, spegni, spegni, spegni. E dai! Ma che cosa sono? I biglietti per il paradiso. Sarà meglio che mi metta in ginocchio e ricominci a pregare. Senti, a proposito del caldo qui dentro. Ti piace? È meglio che ti avverta di stare attenta. Potresti tirar fuori l'animale che c'è in me. E quale? Oh, beh, quale? Dipende. Cosa preferisci? Vorresti fare le fusa come una gattina o vuoi ruggire come una leonessa? La volete smettere? Non so mai se devo ridere o lasciarvi soli. Lasciaci Ma soli. No, ridi. Vieni, guarda un po' qui. Perché hai preso la pratica di Splendid Dance? O forse non è solo il cavallo che ti interessa? No comment. Guarda, a parte la stella che è sulla fronte di Splendid Dancer, non diresti che questi due cavalli si assomigliano? Mm? Sì, perché? Perché togliendo la stella a Splendid Dancer e sostituendolo con Papa Sled, e puntando forte a tutti i bookmakers della città, il rapinatore potrebbe ottenere i soldi del riscatto che non è mai riuscito a intascare. Vuoi dire che la disgrazia del paracadute era un diversivo per introdurre un cavallo al posto di Papa Sled? Ah, per un guadagno di 6 milioni di dollari, i diritti di monta e tutti i vari annessi e connessi, sai, c'è della gente che ha ucciso per molto, molto meno. Perciò, stando alla tua teoria, Carl McCann è il rapitore. Sì, senza dimenticare le condizioni della mia macchina. Ehi, ehi, eccone uno! Eccone uno! Ora senti, professore. Devi provare questo imbroglio, così Dusty Day sarà il vincitore. Bravo, dai. Questo è esattamente quello che ho intenzione di fare. Andiamo, piccolino. Devi bere qualcosa, altrimenti non ce la farai. Non riesce ad alzarsi. A sua madre è venuta un'infezione. Non può allattarlo e lui non vuole bere dalla bottiglia. Posso provare io? Certo. Allora, ascolta, piccolino. La tua mamma ti vuol bene. È solo ammalata, ecco tutto. Ne metta un po' sul mio dito. Avanti, bevi. Dai, mi dia la bottiglia. Ecco.
lei ci sa fare con gli animali? Le persone e gli animali hanno migliaia di legami naturali, ma la maggior parte di noi lo nega perché ci ricorda che anche noi siamo animali. Io preferisco stare con i cavalli che con gli altri animali, per quanto ho la sensazione che lei sia un'eccezione. Katie, io lavoro per la polizia di New York come consulente nella sezione investigazioni speciali. Ora, se Splendid Dancer è ancora vivo... È vivo. E noi vogliamo aiutarla a recuperarlo. Lei può aiutarmi a riconoscerlo, anche se in realtà il suo aspetto è stato notevolmente alterato? Non esiste un altro cavallo come Dancer. Già un anno cercava di superare tutti. Auto, cani, persino gli aerei che gli volavano sopra. Possiede un'energia che si riesce a sentire standogli vicino. Cosa c'è? Oh, stavo solo pensando che assomiglia alla sua padrona. Mi sorprende mostrare ancora energia. Perché non ho frequentato quel corso di lettura labiale? Tieni. Riconosci qualcuno di quelli con Megan? Dai, non sarebbe meglio se lo posassi quel sacchetto di biglietti? Conosci la legge di Tai? Se vale denaro, non posarlo mai. Dobbiamo avvicinarci. Tu vai dall'altro e io vado dal basso. È stato gentile a darmi questo lavoro, capo. Figurati, figliolo, però datti da fare, lavoro con il fieno. Io l'ho pagata 10 volte più di quello che valgono i suoi servizi. Lei sta cercando di rapinare. Archivi, signor McGann, fotografie. Ora, se lei mi tratta bene, io brucerò tutto quanto. Se non mi tratta bene, brucerò lei. Sa, deve ricordarsi che sono un uomo senza scrupoli. È per questo che mi ha assunto. E lei si deve ricordare che è solamente un impagliatore di animali. Dammi la mano, forza! Oh. Grazie per avermi tirato fuori. Che paura ho. Chi lo dice? Ma ora te ne vai, io do un'occhiata in giro per vedere di scoprire qualcosa. Sì, cauto. Cauto è il mio secondo nome. Ehi, hey, capo! Capo? 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 Ehi, hey, capo! Capo! Lei è caduta una balla addosso! Non riesco a capire come sia successo. Tutto a posto, capo? Guardi, ci ha preso in pieno. Allora ho cominciato ad indagare e ho trovato un certo Sheldon Grantry al quale, senti questa, hanno ritirato la licenza di chirurgo veterinario e che adesso fa l'impagliatore. Hai detto impagliatore? Mm-hmm. Questo è un pezzo che si incastra benissimo nel puzzle di Splendid Dancer.
Grantry lavora in quell'edificio. Sii prudente. Sono sempre prudente. Andate giù a vedere cosa c'è. Ma che diavolo gli prende? Ehi, vediamo qui dentro. Mi pare di aver sentito qualcosa. Ah, non sarà stato niente. Aspetta un attimo. Cos'è quello? Ah, andiamo, torniamo al lavoro. Tirate fuori lo slow, lavoreremo su quello. Accidenti, ho sempre desiderato spogliare un grosso pedino. Ehi, dottor. Sì? Non dovevamo ricevere i panteri in questa settimana. Cosa? Non ho mai visto questa pantera prima d'ora. Lasciamo perdere lo slow, scuoierò prima questa pantera. È una bella testa per una parete. Ma che diavolo! State attenti, è viva! Prendetela, vale una fortuna! Mi ricordo una volta, addestravo dei cavalli giù a Del Mar, e lì gli ippodromi sono vicini al mare. Avevo un puledro di 2 anni chiamato Amore Ritorno e facevamo alcuni esercizi, quando all'improvviso un'onda altissima ci ha travolti entrambi. Insomma, annaspavamo dentro e fuori dall'acqua, dentro e fuori. Splendid dance. C'è qualcuno. Hai ragione, andiamo. Oh, splendid dance, guardate, io sapevo che... Ma hey, guarda chi c'è. Guarda che me la abbiamo la concia. Ehi, vieni qua, prendi, su. Dopo. Ma lasciatemi. Cosa ci fa? Lasciatemi. È il mio cavallo. È il mio cavallo, lasciatemi.
Portatelo nella stalla. Lasciatelo stare, ma Splendid quando Dancer. È che finalmente accetterai il fatto che Splendid Dancer è morto? Ho visto il suo tatuaggio, McGann, è Splendid Dancer. Quello è Papa Slade e tu sei sul mio terreno. Chiama la polizia. Certo che lo farò. Richiudetela finché non arriva la polizia. Toglimi le mani di dosso. Quando arriverà la polizia, l'unica cosa che deve trovare è il suo corpo. Mi hai capito bene? Fai in modo che ci sia un incidente, ma non qui vicino. Hai capito? Vai. Katie è qui dentro. Sì, chi è? Tyrone Earp, l'amico di Jesse. Stia calma che ora la tiro fuori, eh? Ah, cinque. Una serratura a prova di scherzo, ci mancava. Dai, bella, apriti, su. Hanno loro Splendid Dancer, è qui. Lo so, ma ora deve andare via di qui. Non andate da nessuna parte. Vale anche per lui. Via, presto! Avanti, provaci! Così Splendid Dancer è stato sostituito con Papa Slade. Già, esattamente. Vedi, ogni segno su un animale è unico, come per l'uomo le impronte digitali. Mm-hmm. Ora, non potendo nascondere la stella bianca di Splendid Dancer con dei cosmetici, il nostro impagliatore ha effettuato un trapianto di pelle per togliere la stella e altri 7 segni più piccoli che l'animale presentava, e così ha fatto in modo che Splendid Dancer assomigliasse sotto tutti gli aspetti a Papa Slade. Ma allora è possibile inchiodare McGann? Oh, come? Vedi, da quei documenti che ho letto, ho saputo che McGann ha pagato per quell'operazione. Ah, ci siamo! Con quello che tu hai visto e che io ho sentito, voglio dire a Rivera che no. Abbiamo... Non abbiamo prove sufficienti. Non è meglio aspettare finché non recuperiamo Splendid Dancer? E come pensi di riuscire? Ma io penso che se uniamo i nostri sforzi potremmo riuscire a trovare, come direbbe Ty, un... Un utile stratagemma. Un utile stratagemma. Quando saremo lì, io mi presenterò come allevatore inglese e tu sarai la mia segretaria. E perché devo fare io la tua segretaria? Tu sarai il mio segretario. Ma io conosco i cavalli. Oh, perfetto. Allora ti presenterò come addestratore di cavalli e io sarò la ricca ereditiera texana che ti ha assunto. Con quell'accento. Io mi sono diplomata alle AM del Texas. Se non funzionerà, verrà fuori una brutta imitazione. Beh, vorrei sentire te parlare un dialetto americano. I dialetti non fanno parte del mio repertorio. Solo ruggiti, cinguettii, grugniti, grindi, latrati, sibi e miagoli. Va bene, Brooke, allora saremo fratello e sorella. Nostro padre ci ha lasciato un allevamento marito di cavalli e moglie. No, marito e moglie no. Coniglio. Non sono un coniglio, non lo sono mai stato. D'accordo, allora io sarò una povera cieca e tu sarai il mio cane guida. Preferisco fare il leone allora per poterti mangiare. Guarda, siamo arrivati. Salve tesoro, sono la signora Austin. Questo è il mio addestratore di cavalli Charles. E dobbiamo vedere il signor McGann per un appuntamento. Un appuntamento? Vado a vedere se è in casa. Baron Tinar.
Ma questo è un vino nobile, prezioso, vigoroso, costoso. Che cosa credi che ci faranno? Qualunque cosa sia, non brinderanno. Non puoi farci uscire di qui. Beh, se la serratura fosse all'interno, staremmo già scappando. Ma... Ah, andiamo, Katie. Non devi piangere, andrà tutto bene. Guarda qui. Vedi questo champagne? 1927. Ti rendi conto che questa deve essere l'ultima bottiglia esistente? Dai, su. Ti farò sentire meglio. Volevo berla. Oh. Vedi Tai da qualche parte? No, strano che non si sia fatto ancora sentire. Ah, mi dispiace di avervi fatto aspettare. Ho sentito che avevate un appuntamento, ma non me ne ricordo. Oh, il mio avvocato ha parlato con il suo avvocato... Per esaminare alcuni esemplari del suo allevamento. Ah, capisco. La signora Austin ha una patrice che crediamo meriti uno stallone del calibro di quelli per cui il suo ranch è famoso. Davvero? Il prezzo non ha importanza. Ah, ha pronunciato la parola magica. Ho alcuni stalloni disponibili, eccellenti linee di discendenza, ottimi risultati agonisti. Sì, c'è un cavallo in particolare. L'abbiamo visto correre l'altro giorno. Davvero? Quale cavallo è? Papa Slade. Non appena l'ho visto ho detto, Charles, ho detto, non permetterò a nessun altro cavallo di avvicinare la mia fattrice. Non è così che ho detto, dolce? Beh, la signora Austin è molto selettiva. Mi dispiace, ma Papa Slade non è disponibile per la monta in questo momento. Oh, ma io devo assolutamente avere Papa Slade, perché nessun altro cavallo andrà bene, signor McCann. Vorrei che lei fosse così buono da farli incontrare almeno una volta. So che... Signora Austin, ho un allevamento di cavalli, non un'agenzia matrimoniale. Scusi, signora Austin, sono certo che se Papa Slade vincerà ancora qualche gara, il signor McCann lo metterà all'asta. Beh, voglio dire, quanto pensa che potrebbe chiedere per un cavallo di quella qualità, signor McCann? Beh... 10 milioni, 20 forse, dipende. E se per caso siete interessati a comprare delle azioni, sarò ben lieto di discuterne con voi quando verrà il momento giusto. Oh, io penso che questa sia un'ottima possibilità. Bene. Possiamo vedere il cavallo? No, sono davvero spiacente, ma è isolato dagli altri cavalli. È solo una lieve infezione. Beh, nulla di grave, spero, signor Morgan. No, nulla di grave, ma come dicevo poco fa, ho degli altri stalloni disponibili, se volete vederli. Sì. Sì, credo che sia il caso. Bene, chiederò al mio addestratore, il signor Whittington, di accompagnarvi alle stalle. Andiamo, dolcezza. Dolcezza. Attorno a quella stalla ci sono 5 guardie. Significa che Splendid Dancer è lì. Sei certo che funzionerà? Non preoccuparti, cado sempre in piedi io. Ma prima devi sbarazzarti della nostra guida. Io? Certo, tu. Questo è Rapid Gold, figlio di Gold Streak e Shoot the Rapid. È un vincitore da corsa triste e ha già generato diversi campioni. E sai, il solo fatto di stare vicino a degli stalloni mi fa ribollire il sangue. E non mi riferivo solo ai cavalli, sai? Signora Austin, io... No, non si preoccupi del mio addestratore. A lui piace andare a studiare i cavalli, ma io trovo gli uomini molto più... affascinanti. Su, dai. Avanti. Vieni da questa parte e togliti gli stivali. E io mi occupo di tutto il resto. Va bene. Così, bravo bambino. Jonathan. Sei tu? Jonathan, sei tu? Jonathan, un cenno con la testa era sufficiente. Andiamo. Teniamoci pronti, Jonathan. Sei sicuro che questo piano funzionerà? Ah!
Al fuoco! Prendete gli estintori! Posta troppo alta, Megan, non te la caverai. Le dici ancora una parola in bavaglia. Imparerai, ti comando. Tiriamola su. Muori, dobbiamo aiutarla. Ancora finito. Oh, mi dispiace, mi fa un po' male la bocca, sai. Ho morso qualcosa di duro. Oh, fa male. Oh, non è un peccato. Vieni, perché non ti siedi qui, Jonathan? Siedi. No! Lo deve scusare, si sente un po' sbattuto oggi. Signorina Mackenzie, non so come ringraziarla. Non avevo mai visto nessuno montare un cavallo così. Si tratta solo di far capire all'animale chi comanda. Mi dispiace molto di non essere stato presente per vedere come stavi bene sulla sella. Bene, 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 amici. La fortuna ha girato. Non appena Papa Sled verrà squalificato, io sarò ricco. Dai, dove sono tutti i tuoi biglietti? Nascosti dove soltanto io posso trovarli. Bene, abbiamo preso tutti quelli che c'erano. Preleveremo Grantry e la sua cricca strada facendo. Così ora possiamo mettere un fiore in più all'occhiello. Esatto. No! Ridammeli! Ridammeli, canibali! Apri la bocca!
Brutto cannibale che non sei altro! Si è mangiato tutto. Avanti, amico, tu li conosci. Digli di ridarmeli. Oh, non preoccuparti, Tai, te li ridarà, ma in una forma tale che temo non potrai più incassarli. Ehi, ne ho trovato un altro. Ehi, dammelo! Sputa, 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 sputa! È mio! Brutto cannibale, è mio! Sputalo!